Ciao ragazzi, video veloce perché sono tornato adesso a casa, la partita l'ho vista fuori e dunque Brasile batte 2-0 la Serbia, si qualifica come prima nel girone e pensate, una delle partite del girone sarà, degli ottavi sarà Svezia-Svizzera, cioè Svezia o Svizzera saranno i quarti di finale del mondiale, cioè, incredibile, incredibile, Germania fuori e Svezia-Svizzera agli ottavi, pazzesco. Detto questo, credo che la partita abbia fatto vedere che il Brasile delle difficoltà le ha. Non è tutta rose e fiori la situazione del Brasile, perché comunque la Serbia ha mangiato dei gol abbastanza evidenti. E alla fine il gol di Paulinho ha messo la strada sicuramente in discesa. Il colpo di grazia è stato quello di Thiago Silva, ma la Serbia le occasioni le ha avute e le ha sprecate, anche con un po' di sfortuna, tipo un salvataggio di ginocchio praticamente sulla linea su un rinvio sbagliatissimo di Alisson. E comunque questo è il mondiale dove. Cioè, tutte le grandi hanno sofferto un po'. Il problema è che quando poi le grandi passano, alla fine poi i valori vengono fuori. Quindi attenzione, perché secondo me comunque una delle grandi, e delle grandi io parlo di Spagna, Francia, Argentina, Brasile, avrei parlato anche della Germania, la Germania è uscita. Credo che alla fine una di queste possa vincere il mondiale con la Croazia, che secondo me è l'outsider più evidente e pericolosa per queste grandi. Non credo molto nel Belgio, non per qualcosa, ma penso che alla fine il Belgio si sgretolerà un po' da solo e come l'Inghilterra, figlio figlia dell'inesperienza. Quindi credo che l'inesperienza alla fine farà cadere, insomma, la possibilità di che queste squadre vincano il mondiale. Staremo a vedere, comunque domani c'è l'ultima giornata, io farò il video post la partita della Colombia e basta. E poi da sabato, venerdì ci sarà un po' di riposo e sabato finalmente iniziano gli ottavi perché credo che alla fine il momento più emozionante dei mondiali in generale sia quando cominciano le partite. Con gli scontri diretti, quelle sono le più belle, quelle dove non conta più la classifica, ma ogni partita può essere da dentro o da fuori. Quindi credo che lì ci divertiremo un po' di più tutti. Io vi saluto intanto per questo video è tutto, al prossimo video. Ciao!